Hanno continuato a frequentarsi anche dopo la nascita del loro bambino. La donna di 35 anni, indagata dalla procura per atti sessuali su minore, e il ragazzo, oggi 15enne, a cui dava ripetizioni. A interrompere il loro rapporto è stata la denuncia presentata una settimana fa dalla madre del giovane, che appena saputo che le lezioni private dopo la scuola erano nei fatti una relazione intima, si è presentata in questura. Emerge anche questo dalle indagini che i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscaglia hanno affidato agli agenti della squadra mobile. Emerge che i due hanno continuato a vedersi anche dopo il parto. Il loro figlio è nato 7 mesi fa, quando ne mancavano ancora due, al 15° compleanno dello studente che il test del DNA ha indicato senza ombra di dubbio come il padre biologico. Un risultato che non ha sorpreso, perché la 35enne, che di lavoro fa la OSS in una RSA privata e nel tempo libero si occupa di ripetizioni, non ha mai nascosto la paternità del suo secondo figlio che porta il cognome del marito, marito che pare accertato fosse consapevole quando ha riconosciuto come suo il figlio del ragazzino. Il verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate dalla donna lunedì scorso è stato secretato dal procuratore Giuseppe Nicolosi. La riservatezza su quanto raccontato dalla 35enne è massima in un momento cruciale di un'inchiesta di per sé delicatissima. Il lavoro degli investigatori non conosce sosta. Continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti, amici e conoscenti della donna, e le loro dichiarazioni vanno ad arricchire il quadro che la procura vuol completare il prima possibile per poi sottoporre il 15enne a un interrogatorio protetto. Intanto